era quasi felice. Ma in macchina, nella mente di Corrado, si scatena qualcosa di irreparabile. Da questo momento in poi, nessuno sa cosa sia realmente accaduto. Corrado imbocca la strada che porta al mare e l'ipotesi più certa è che in auto sia scoppiata una lite. Quella notte, Corrado, con un coltello da cucina, uccide Maria Rosaria. Si è difesa in tutti i modi, aveva un vistoso taglio alla mano, quindi avrà afferrato il coltello. Ha impugnato la lama per evitare che la lama potesse colpirla. E l'ho fatto sia con la mano destra che con la mano sinistra. Corrado colpisce Maria Rosaria 14 volte e sferra l'ultimo colpo alla gola. Io sono convinta che lui volesse ammazzarla. In quella circostanza particolare, lui la voleva vedere morta. Cosa si sia scatenato nella testa di Corrado resta un mistero. Come resta un mistero il fatto che Maria Rosaria abbia accettato di incontrarlo a cena. E ancora di più, resta il mistero su che cosa sia accaduto.